Amici e amiche carissime, sintonizzati in diretta o ascoltando in differita o guardando in differita questa nostra conversazione, vi saluto tutti con il saluto dell'angelo che saluta anche, salutiamo tutti insieme la Madonna, Ave Maria. Bentornati, benvenuti, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Sarà un nuovo viaggio dentro la vita, dentro il cuore, dentro il mistero immenso di questa meravigliosa e prodigiosa creatura. La volta scorsa abbiamo iniziato la sezione dedicata a Maria nella pienezza del tempo, quindi abbiamo visto tutte quante poi le varie articolazioni, ecco, di questa amplissima sezione, che è la più ampia di tutte. La volta scorsa abbiamo cominciato a vedere le singolari funzioni di Maria in connessione con il mistero di Cristo, e avendo poi visto che la Madonna è colei che non ha mai deluso l'Altissimo, colei che è stata all'altezza della situazione e all'altezza della sua altissima missione. E questo la Madonna l'ha fatto, l'ha avuto e l'ha vissuto, l'ha vissuto molto bene, l'ha vissuto alla grande. E oggi invece vedremo l'evento centrale che costituisce quasi la ragion d'essere di Maria Santissima, cioè il motivo per cui è stata pensata, voluta da Dio ed è stata pensata, fatta e voluta da Dio così come la Madonna era da tutta l'eternità. Dicono i maestri di spirito, dice anche il dogma dell'Immacolata, con un unico decreto di predestinazione destinata ad essere la madre di Dio. Evidentemente per questo doveva avere un corredo del tutto eccezionale, e quindi oggi cominceremo a vedere la vera maternità di Maria. Attenzione, Maria vera madre dell'uomo Dio. Teniamo presente che per affermare la vera maternità di Maria, quindi non una maternità fittizio, apparente, e non semplicemente una maternità che si limitasse, come dire, ecco, ad aver generato una persona umana che poi sarebbe stata adottata dal Verbo, come pensava l'eretico Nestorio, ecco, ma una vera maternità divina, come San Cirillo di Alessandria, combattendo contro Nestorio e poi vincendo la battaglia con la sottoscrizione delle sue tesi da parte del Concilio di Efeso nel 431, dimostrò. Quindi abbiamo una madre di Dio, quindi abbiamo sentito il canto di introduzione, no? Ecco, madre di Dio. Noi siamo abituati a usare questa espressione con l'Ave Maria, ecco, però veramente ogni volta che diciamo Santa Maria Madre di Dio dovrebbe tenerci la pelle d'oca, insomma, dovremmo tremare un po', primo per riverenza verso questa creatura, insomma, perché per essere Madre di Dio, insomma, devi avere i requisiti a posto per poter essere una che Dio ti chiama mamma, no? E al tempo stesso, come dire, avere sentimenti di infinita gratitudine, quasi di commozione, non saprei neanche io come qualificarli, perché ognuno ha il proprio cuore nei confronti di questa ammirabile condiscendenza, ecco, del Verbo che si è fatto carne. Noi potremmo stare tutta la vita a pensare al mistero dell'incarnazione e non cessare di stupirsi. Non per niente la Chiesa, come sappiamo, tre volte al giorno, la mattina, a mezzogiorno e alla sera, saluta la Madonna con l'Angelus. Ma l'Angelus, che è una preghiera bellissima anche se breve, è sostanzialmente il ricordo del mistero dell'incarnazione, perché c'è il saluto dell'angelo, la risposta di Maria, Ancilla Domini, et verbum caro factum est. Quindi questo è l'Angelus. Perché questo mistero, ecco, adesso che tra poco arriva l'Avvento e il Natale, ecco, io comincio a entrare in estasi cosciente, insomma, perché personalmente, l'ho detto tante volte, insomma, sono devotissimo al Natale e all'atmosfera per me unica, meravigliosa, splendida del tempo dell'Avvento e del Natale, no?
Ecco, su questo, solo su questo, perché sulle altre cose sono ancora molto distante, mi sento molto vicino alla sensibilità di San Francesco, che proprio era tanto, diciamo così, lo stupore, l'ardore che provava, la commozione anche verso il Dio fatto uomo, che sapete, si è inventato San Francesco, il presepe, il primo presepe fu fatto da San Francesco, tra l'altro nella forma del cosiddetto presepe vivente a Greccio. Ecco. Quindi adesso entriamo a vedere Maria, vera madre dell'uomo Dio. E padre Gabriele Roschini distingue, suddivide questa sezione in quattro punti, tutti sempre seguiti attraverso il susseguirsi degli scritti. E quindi lui non fa mai una lezione accademica, teologica, che qualcuno può apparire noiosa, no? Quindi è sempre una presentazione dinamica di questi misteri. E viva soprattutto alla luce degli scritti di Maria Valtorta. I quattro punti sono i seguenti: il fatto della maternità divina, la natura di questa maternità divina, la sua necessità, ovviamente poi vedremo, qui si parla di necessità non assoluta, perché per Dio non esiste nessuna forma di necessità assoluta, Dio non è costretto a fare nessuna cosa. E non deve fare nessuna cosa per forza, quindi questo in Dio non c'è. Però vedremo, ecco, San Tommaso d'Aquino parlò di necessità ipotetica, ecco, in Dio, spiegando bene questo concetto, lo vedremo quando ci arriviamo, forse già stasera, se non la prossima puntata. E infine, quattro, le conseguenze della maternità divina. Bene, allora, il fatto della maternità divina. La fonte qui è l'Evangelo, proprio i primissimi numeri, insieme ai quaderni del 1943, il 26 dicembre, la prima pericope, e poi l'Evangelo, capitolo 1, paragrafo 3. Leggiamoli. La sublime maternità di Maria fu delicata come una rosa nata in un paesaggio nevoso d'inverno. Chi ci fa pensare? Una rosa nata in un paesaggio nevoso d'inverno. Vi confesso, ecco, che adesso appena ho letto questa cosa, l'ho letta non si sa quante volte, mi è immediatamente rivenuto in mente un episodio. Sappiamo che Santa Rita, in procinto di morire, ed era inverno profondo, chiese alla sorella, alla cugina, adesso non mi ricordo chi c'era, al capezzale, che avrebbe desiderato odorare una rosa del suo giardino, nel giardino di Rocca Porena, e sappiamo tutti quanti la storia, insomma, è abbastanza famosa, che recatasi all'orto, Santa Rita trovò due rose. No, la sublime maternità di Maria fu delicata come una rosa nata in un paesaggio nevoso d'inverno. Bellissimo, no? Quindi si può anche vedere il senso mistico. Quindi Santa Rita trova, Dio gli dona queste due rose, no? Trovate d'inverno, come per corollare, perché Santa Rita è stata una grande mamma, reale, santa mamma, ed è stata poi una santa mamma spirituale, come tutte le suore. Le suore non sono sterili, le suore hanno una maternità sublimata, così come i sacerdoti, no? Hanno una paternità sublimata, hanno una sponsalità sublimata, perché la dimensione sponsale dei vergini e delle vergini è vissuta in misura verticale, il cuore è completamente unito all'Altissimo. Poi ci sono, nella storia della letteratura si vedrà, insomma, che le donne sono molto intime di Gesù e gli uomini sono molto intimi di Maria, ce ne sono diversi, insomma. Io penso che sia normale, nel senso che il dimorfismo creato dall'Altissimo e che oggi dobbiamo ribadire e difendere più che mai, ecco, uomo-donna, ecco, in qualche modo sembra misteriosamente, no? Riprodursi anche in questa chiave soprannaturale. Io, insomma, è una mia opinione personale, questa è una mia digressione del tutto gratuita, insomma, e personale, però
da quel poco, insomma, che conosco dalle vicende viste, insomma, in alcune vite di grandi santi e di grande sante, insomma, non sembra del tutto infondata, diciamo così, questa opinione. E quindi la maternità di Maria, in qualche modo, che si comunica alla, viene rievocata, insomma, in questa santa donna che è stata grande madre di figli e grande madre spirituale, no? Quindi riprendo il testo, non ho resistito di commentarlo subito, perché anche per me è una lampadina che si è accesa proprio mentre lo stavo leggendo in questo momento, insomma, e per evitare che si spegnesse o che la dimenticassi, ho preferito condividerla subito, no? La sublime maternità di Maria fu, ripeto, delicata come una rosa nata in un paesaggio nevoso d'inverno, pura come un'alba d'aprile, santa come un grido angelico, umile come doveva per essere quella del vincitore della superbia eterna. Ci sono delle espressioni, quando sento queste cose mi vengono, cioè, guardate, io, questa è una mia confessione personale, io gli scritti di Maria Valtorta li ho letti diverse volte, non ho letto solo gli scritti di Maria Valtorta, evidentemente, insomma, ho letto tantissime opere di santi canonizzati, dottori della Chiesa, ho studiato tanta di quel magistero, insomma, di vere cose, quindi non è che uno fa l'esaurito, il fissato, insomma, che si fossilizza su una rivelazione privata in maniera così, no, apodittica o unilaterale, insomma, e chiusa, ecco, o esclusiva, no. Però sinceramente io, veramente, vedendo tante espressioni, quindi estraniandomi anche un pochettino, dico, va bene, o questa è proprio una poetessa unica, cioè una donna che ha una penna, una capacità di scrivere proprio assolutamente straordinaria, veramente unica, cioè, oppure qui ci deve essere per forza il dito di Dio, insomma, il Digitus Dei, per forza, cioè non ci può non essere qui in mezzo, no? Almeno questo mio umilissimo, insomma, parere personale, insomma, no? Quindi, pura come un'alba d'aprile, ma è un'immagine bellissima questa qui, le albe di aprile, no? Almeno il mese che comincia, quella tenue, delicata primavera, no? Santa come un grido angelico, bellissima questa immagine, e poi umile come doveva essere quella del vincitore della superbia eterna, della superbia eterna, ci picchia. La maternità di Maria è stata, come tutte le cose della Madonna e come tutte quante le cose da lei vissute, stava nella sua stanzetta di Nazareth, noi c'è la conosciamo molto bene, diciamo così, l'ambiente dell'incarnazione, perché Dio ce n'ha voluto far dono, si trova a Loreto, la stanza dell'incarnazione. Secondo Maria Valtorta lo vedremo, la Madonna stava lavorando, stava seduta alla conocchia e, come io non so neanche bene, al telaio, insomma, queste cose che non sono molto pratico di queste cose, forse qualche brava sarta, ecco, capisce di più. Certo, stava lavorando come lavorava lei, ogni tanto, insomma, in mezzo ai fili, poi andava a tessere i suoi ricami d'amore all'altissimo, no? Ecco, ma il tutto in una semplicità e umiltà disarmante, insomma, no? Eppure era successa la fine del mondo, in senso buono, insomma, lì, non la fine del vecchio mondo e l'instaurazione del nuovo mondo che Gesù ha portato sulla terra. Poi Dio, dice Gesù alla Valtorta, per manifestarsi agli uomini nella forma nuova e completa che inizia l'era della redenzione, non scelse a suo trono un astro del cielo, non la regge di un potente, non volle neppure le ali degli angeli per base al suo piede, volle un seno senza macchia. Bellissima questa immagine. Un seno, proprio l'immagine della maternità e di quella bella femminilità. Noi purtroppo quel maledetto peccato originale ci ha rovinato tutte quante le cose belle, perché
Cioè, di dire un seno, insomma, per noi esseri umani, maschi o femmini che siamo, può essere un termine che immediatamente viene subito sporcato dalla nostra miseria, dalla concupiscenza, tutte tante queste cose qui. Ma in sé, per sé, non c'è, come dire, non c'è niente di più femminile, di più materno di questo organo del corpo della donna, soprattutto per la funzione bellissima, delicatissima che è proprio di trasformarsi in vita per il bambino, no? Ma un seno senza macchia, senza macchia. E sappiamo bene che Gesù se l'è fatto, insomma, questo seno senza macchie, con il miracolo dell'Immacolata Concezione, no? Scelse il seno purissimo di Maria. Seno qui è anche sinonimo di grembo, no? Anche noi in italiano questo termine, specialmente nell'Ave Maria, non indica l'organo preposto all'allattamento del bambino. Quando diciamo benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, in latino è benedictus fructus ventris tu Jesus, quindi anche in spagnolo, no? È frutto del tuo vientre Jesus, quindi è il grembo materno. Io, dice Maria, sono la madre della verità che in me si fece carne, verità con la V maiuscola. Io sono la sede della sapienza che mi fece sua e madre del figlio di Dio. Noi invochiamo la Madonna nelle litanie e lauretane appunto come sede della sapienza e dei sapienzi. Io sono la madre che l'amore ha fatta, madre del bell'amore. La madre del bell'amore è un titolo antichissimo. Io vi confesso, insomma, che nelle messe, nel messale mariano, nelle 46 stupendissime messe in onore della Madonna, una più bella dell'altra, ecco, la messa in onore di Maria, madre del bell'amore, è qualche cosa di veramente stupendo, veramente meraviglioso. A mio avviso è una di quelle che più di tutti fa entrare proprio nel cuore, nella vita, nel mistero di questa donna. E di questa donna veramente bellissima, che è appunto l'amore fatta creatura. Come dire, il tasso di amore, la potenza d'amore di Maria Santissima è qualcosa di assolutamente insondabile, inimmaginabile per noi esseri umani. Questa messa un pochino fa entrare dentro questa realtà. Quindi madre della verità, sede della sapienza e madre del bell'amore. Che significa questo? In tante messe della Madonna significa che chi cerca la verità, se chiede aiuto a Maria, la trova, e come? Perché Maria ci porta soltanto la verità con la V maiuscola, che è suo figlio, e a tutte le verità, ecco, che sono state rivelate, contenute, spiegate, illustrate dal suo figlio. Quindi chi sta con Maria veramente, questo lo dice San Luigi Monfort nel Trattato della Vera Devozione, non è possibile che cada nell'errore o nell'eresia. E se Dio non voglia, non accorgendosi qualche stupidaggine dovesse pensarla, la Madonna farà in modo che capisca l'errore e si corregga. La sede della sapienza. Le anime mariane devono diventare sapienti, per forza, perché se non diventano sapienti non sono mariane. E sapienti vuol dire soprannaturali, vuol dire capaci di pensare in modo divino, non in modo umano, come pensa Dio. Questa è la sapienza. Giudicare, ovviamente, non le persone che non si giudicano mai, ma giudicare i fatti, le situazioni, sempre in maniera soprannaturale. E poi la madre del bell'amore, cioè i figli della Madonna diventano, e questo è proprio uno stile assolutamente imprescindibile, diventano tutto amore. Quelli che sono devoti a nostro Signore Gesù Cristo possono anche essere un pochettino meno, si capisca bene, un po' meno amorevoli, perché come spiega San Luigi Monforte, in Gesù c'è la misericordia certamente, ma lui è Dio e quindi c'è anche la giustizia. Ma come vedremo in questi scritti, la Madonna certamente
riconosce e conosce molto bene la divina giustizia, la venera, e vi è sottomessa, sa che ci deve essere anche lei, ecco, ma per quanto sta in lei, lei opta sempre per amore e misericordia. È un cuore di donna ed è un cuore di madre. E quindi qui si pone un grosso problema, ecco, per le anime mariane, che sì, a Roma si dice, ma quando ce vo, ce vo. Per carità, in linea teorica siamo d'accordo, ma un'anima mariana che voglia proprio essere tutta di Maria, che voglia essere il riflesso vivo della Madonna, può uscire mai dall'amore? Anche in nome della giustizia, un'anima mariana, che proprio quindi che ha questa accentuazione particolare. Io nel mio tentativo, insomma, maldestro, grossolano, impiastricciato sicuramente, pastrucchiato, di tentare, ecco, di seguire lo stile della Madonna, mi sono interrogato tante volte. Secondo me lei preferisce l'amore. Tanto, cioè, la giustizia ci sta chi la fa. E il nostro Signore la fa, la giustizia, perché la fa nonostante la bontà di Maria Santissima, nel senso che quando poi si deve fare, si fa. Quindi non c'è bisogno, diciamo così, che ci siano altri giustizieri. C'è bisogno invece di chi ci provi fino alla fine, come fa la Madonna con ogni anima, con l'amore. Anche queste sono mie considerazioni personali, ecco, però anche vedendo la Madonna che esce fuori, la figura che si staglia dagli scritti di Maria Valtorta, sono li ha letti come lei si è comportata con Giuda, per esempio, cioè, ecco, si va verso questa verso questa convinzione, si matura questa convinzione, insomma, che se non voglio far dispiacere la Madonna e voglio veramente che in qualche modo diventi, piano piano, insomma, con tutte quante le nostre miserie e limiti, ma uno specchio di quello che dovrebbe essere lei, perché cioè, o con qualcuno che non la fa vergognare, insomma, no? Voi sapete che adesso faccio una battuta, ogni tanto me lo fanno pure con me. Allora, ogni tanto andavano da Padre Pio le anime, gli dicevano: padre, io voglio essere sua figlia spirituale, suo figlio spirituale, lei mi accetta? Allora Padre Pio c'è una bella battuta, dice: io l'accetto purché non mi fai vergognare. D'accordo? Ecco, allora, se uno è devoto alla Madonna, la Madonna certamente che l'accetta, insomma, i devoti, no? Ecco, però non dobbiamo farla vergognare. Ho detto altre volte che il grandissimo San Bernardo, ecco, non mi dispiace citare sempre questo episodio, insomma, perché San Bernardo è un fuori classe, ma io ricordo di aver letto, non mi ricordo purtroppo la fonte, tra le tante cose che ho letto, ma questo credo che, nonostante, insomma, la memoria ogni tanto mi faccia qualche brutto scherzo di ricordarlo bene, che San Bernardo, anima innamorata, proprio anima mariana di Maria Santissima, una volta, certamente quando era ancora giovane, non quando giunse l'età matura, una Madonna le apparve e gli disse: Bernardo, figlio mio, guarda, io ti voglio tanto bene, tu mi vuoi tanto bene, però c'è una cosa, tu sei troppo severo, tu sei troppo duro, i miei figli non sono, devi diventare più buono, diventare più tenero, diventare più morbido, diventare più amorevole. E San Bernardo poi è passato alla storia, oltre che come Dottor Marianus, perché è dottore della Chiesa, quindi dottore Mariano, anche come Dottor Melliflus, c'ha due titoli. Dottor Melliflus significa, Melliflus in latino, è dottore della dolcezza, dottore dolcissimo, dottore dolce. Quindi, ecco, perché nel suo processo, diciamo così, dell'imitazione reale di Maria, aveva avuto questa evoluzione in positivo, stimolata dalla Madonna stessa ad assumere i tratti di Maria, che sono soprattutto, ecco, polarizzati sull'orizzonte dell'amore.
Bene, proseguo la lettura. Gesù stesso ha messo in rilievo ciò che avvenne durante i 9 mesi che la Vergine Madre lo portò nel suo seno. E qui tocchiamo delle vette poetiche. Speriamo bene che la mia, ecco, sensibilità non resista un pochino, perché già ho adocchiato un passaggio, insomma, che generalmente, insomma, mi... Ecco. Allora, Gesù stesso ha messo in rilievo ciò che avvenne durante i 9 mesi che la Vergine Madre lo portò nel suo seno. Dice, Maria era la tutta santa e portava il santo dei santi. Possedeva perciò, vedete questa altra espressione, la perfezione della santità umana già talmente indiata. Ecco questo bel neologismo che si inventa Gesù. Indiata, cioè ripiena di Dio. Perfezione della santità umana già totalmente indiata. E possedeva la perfezione divina dentro di sé, che si era rivestita di carni, chiedendole di nutrirla del suo sangue vergine. Quando noi celebriamo la messa, dico noi preti, noi consacriamo il pane e il vino, facciamo scendere Gesù nella sostanza del suo corpo e del suo sangue. Ma il sangue di Gesù, ah, è il sangue di Maria, perché il sangue l'ha preso soltanto dalla madre. Sappiamo dalla sindole che il gruppo sanguigno di Gesù era B positivo, ma sicuramente il gruppo sanguigno di Maria è AB positivo, perché non può essere come per i casi umani, insomma, che un AB positivo può nascere da un papà A e una mamma B, oppure da un papà B e una mamma A, oppure da un papà AB e da una mamma B, oppure da un papà AB e da una mamma A, sono tutti gli incroci possibili, no? Gesù è figlio solo di Maria. Chiedendole di nutrirla del suo sangue vergine, di formarla, di essere il rifugio per i 9 mesi della sua formazione di uomo. E sentite che espressione qui che usa Gesù. Dio si nutriva di Maria. E questa non è una favola, perché nel grembo della Madonna Dio si nutriva di Maria, perché Dio si nutriva col suo sangue vergine, come tutti quanti i feti che stanno dentro il grembo di una donna. E quando è uscito dal grembo di Maria, Gesù è stato attaccato al seno della Madonna. Ci sono tantissime immagini, le famose Madonne del Latte, ce ne sono tantissime in giro, che proprio rappresentano la Madonna con un seno scoperto e con il bambino con le labbra appoggiate, beh, nell'atto di bere il latte. Quindi questo realismo che la devozione alla Madonna, insomma, ha anche suscitato anche nell'arte, no? Proprio per... Io nell'abside nel coro bellissimo della mia splendida chiesa, mia, cioè della splendida chiesa in cui mi trovo adesso, c'è un bellissimo dipinto, c'è sono una serie di sibille cumane che rendono omaggio alla Madonna e una porta un cartiglio con scritto Deum lactabit Virgo. La Vergine allatterà Dio, perché Gesù è Dio. Chi stava nel grembo di Maria è Dio fatto uomo. Dio si nutriva di Maria, dice Gesù. Dio uomo, attenzione, alle finezze, è fatto di Maria. Cioè, questa è tanta roba, Fatto di Maria, Dio uomo. E dalla mia soavissima madre io ho preso caratteristiche fisiche. Gesù, pensando anche alla sua umanità, guardate che la bellezza esteriore, ovviamente vista con gli occhi di Dio, non vista anche questo con la nostra purtroppo lente deformante umana in senso negativo e segnata dal peccato originale, ma la bellezza umana di per sé è una cosa da curare, d'accordo? Perché la bellezza esteriore anche è un riflesso della bellezza di Dio.
Dio è bellissimo, eh. La bruttezza che purtroppo ogni tanto si contempla in giro è che magari poverine, insomma, quelle povere creature che, come dire, che non possono, che hanno qualche difetto, insomma, appariscente, insomma, che non sono certamente degli attori e delle attrici di Hollywood, per far capire, ma queste imperfezioni anche esteriori sono comunque una conseguenza del peccato del mondo. Non ci piove. Per cui le fattezze fisiche di Gesù le ha volute prendere da Maria, d'accordo? Perché se c'è cromosomi soltanto suoi, perché Gesù c'aveva i cromosomi soltanto della Madonna, in questo penso che nessuno possa dubitare, eh? Quindi è come dire, gli assomiglia tantissimo. Se uno li vedesse vicino, Gesù e la Madonna, gli assomigliano tantissimo. Ma non sono le caratteristiche fisiche, dice Gesù. Io ho preso le caratteristiche fisiche e morali di dolcezza, di mitezza e di pazienza. Le ha prese dalla Madonna, dice Gesù, eh? Il Padre mi ha lasciato la perfezione, ma io ho voluto assumere della benedetta, che è stato il mio casto nido, la veste fisica e la più preziosa veste morale del carattere. Del carattere. Quando Gesù dice imparate da me che sono mite ed umile di cuore, che abbiamo sentito, da chi l'ha presa questa caratteristica, che Gesù era proprio così, della mitezza? Dalla madre. Lo dice lui. Perché i tratti temperamentali, a quanto si dice, sono trasmessi. Diciamo, il carattere genetico lo possiamo anche chiamare, no? Da un punto di vista morale. Io tanto tempo fa feci tante catechesi, insomma, sui temperamenti e sul temperamento, no? E il temperamento di Gesù è tutto preso da Maria, tutto, della sua santissima umanità. In un altro passo degli scritti, qui non è citato, ma io me lo ricordo molto bene, dice: la divinità, da quando la mia umanità è, come dire, si è nutrita, si è aspirato queste fattezze morali di Maria, ha temperato di molto il suo rigore alla sua giustizia. Per questo è tanta roba questo qui, ecco. Quindi questo basta per quanto riguarda la descrizione del fatto della maternità divina, e che ci fa comprendere come la Madonna fu, come dire, una causa strumentale, certamente voluta e scelta da Dio, non indispensabile, ma realmente scelta e voluta da Dio. Andiamo avanti adesso, secondo paragrafo, la natura della maternità divina. Primo passo, anche qui, l'ultimo che abbiamo letto era di nuovo dei quaderni del 43, e il penultimo dei quaderni del 44, quello dove la Madonna si definisce madre della verità, sede della sapienza e madre del bell'amore. Ora passiamo all'Evangelo 487.8. Dice Gesù, voi dite egli è di Nazaret, suo padre era Giuseppe, sua madre è Maria. No, io non ho padre che mi abbia generato uomo. Io non ho madre che mi abbia generato Dio. Attenzione alla sottigliezza di questo ragionamento di Gesù, eh? Eppure ho una carne e l'ho assunta per misteriosa opera dello Spirito, e sono venuto fra voi passando per un tabernacolo santo. Gesù non ha padre umano, perché Gesù ha un padre divino, che è Dio Padre. Gesù non ha madre, evidentemente, che l'ha generato Dio. Questa era la cretinata che andava dicendo Nestorio, e per la quale andava negando che si potesse chiamare la Madonna madre di Dio. La Madonna non si chiama madre di Dio perché ha generato la divinità,
La Madonna si chiama Madre di Dio perché ha dato l'umanità al Figlio di Dio fatto uomo in lei. E quindi può e deve essere chiamata Madre di Dio perché chi sta per 9 mesi nel suo grembo è Dio. D'accordo? Non perché lei lo ha generato, ma perché lui si è fatto generare la sua natura umana per opera dello Spirito Santo da lei. Passando per un tabernacolo santo. Qui leggo anche il commento del padre Ruschini. Io non ho padre che mi abbia generato uomo, sia in quanto uomo. Giuseppe infatti fu semplice padre putativo e nutrizio di Cristo. L'opera dell'uomo nella generazione di Cristo fu sostituita dallo Spirito Santo. Cristo perciò nacque uomo da madre ma senza padre. Io spero che tutti quanti ci crediamo qui, perché oggi siamo in tempi di morta fede e di impietà trionfante, direbbe il beato Bartolo Longo. Se lo diceva alla fine del 1800, figuriamoci adesso, insomma, no? Spero che tutti ci crediamo che le funzioni del seme maschile, che in Gesù non c'è stato, le ha assunte lo Spirito Santo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Clarus? Ecco, questa è una verità di fede, questa, attenzione, questo è un dogma di fede, non è una, come dire, una pia credenza o una considerazione fatta da me a titolo personale, no, no, ecco. E poi, io non ho madre che mi abbia generato Dio, sia in quanto Dio. Maria, infatti, come già vi accennavo, non generò la divinità di Cristo, ma generò Dio in quanto uomo. Cristo perciò nacque da Dio Padre senza madre. Cristo è l'uomo Dio e Maria è la madre di Dio. Terzo e ultimo paragrafo, che oggi ultimo per oggi, perché poi le conseguenze della maternità divina è un discorso molto articolato, vedremo la prossima volta. La necessità della maternità divina. E qui c'è un dialogo, o meglio, insomma, un dialogo un po' fastidioso, perché Giuda comincia ad obiettare che secondo lui... Per il verbo nascere da una donna significava vergogna, insomma, ecco, annichilimento, eccetera, eccetera. Qui siamo nell'Evangelo 207.11, il primo discorso, poi vedremo anche un commento nei quaderni e poi concludiamo la puntata di oggi. Interloquisce l'Iscariota: mi pare che il verbo poteva avvedirsi di meno di quanto abbia fatto nascendo come tutti gli uomini, assoggettandosi alle miserie dell'infanzia e così via. Ecco, quelli che pensano meglio del Padre Eterno, no? Ecco, Giuda era un maestro, insomma, di questo. Non avrebbe potuto apparire con forma umana, già adulto, in apparenza di adulto. O se proprio voleva una madre, scegliersela, ma adottiva, come fece per il padre. Mi pare che una volta gliene chiesi, ma non mi rispose ampiamente, o non lo ricordo io. E chiediglielo, posto che siamo in argomento, dice Tommaso. Ah, io no, l'ho fatto già inquietare e ancora non mi sento perdonato. Chiedeteglielo voi per me. Ma scusa, noi accettiamo tutto senza tante delucidazioni e dobbiamo essere noi a fare domande. Non è giusto, rimbecca Giacomo di Zebedeo. Cosa è che non è giusto? Interviene e domanda Gesù. Un silenzio. Poi lo zelote si fa interprete di tutti e ripete le domande di Giuda di Cariot e le risposte degli altri. Io non servo rancore, risponde Gesù. Questo per prima cosa, perché Giuda pensava che ce l'avesse ancora con lui. Faccio le osservazioni che devo, soffro e perdono. Questo per chi ha paura, frutto ancora del suo turbamento. Io anche quando sento queste cose, insomma, noi tutti dovremmo poter arrivare a ripetere queste parole di Gesù. Rancore zero, d'accordo? Legarsene al dito zero. Non perdonare zero, d'accordo? Soffrire quando qualcuno pecca o sbaglia. Soffrire se delicatamente ci proviamo a fare una piccola correzione fraterna e non l'ascolta o non ci ascolta,
e basta, niente di più. Ecco. Proseguo la lettura. Riguardo alla incarnazione reale, e questo reale è scritto in corsivo, da me fatta, dico: è giusto che così sia stato. E qui Gesù manifesta la sua divinità, e lo capiremo subito perché. In futuro molti e molti cadranno in errore sulla mia incarnazione, prestandomi appunto le erronee forme che Giuda vorrebbe avessi preso. Uomo apparentemente compatto nel corpo, ma in realtà fluido come gioco di luce, per cui sarei e non sarei una carne. Qui Gesù sta parlando, lo dico io da esperto in teologia dogmatica, della prima grossa eresia che comparve, che è quella del docetismo. Docetismo viene dal verbo greco docheo, che significa sembrare, cioè Gesù non era vero uomo, sembrava un uomo, appunto era un corpo, ma corpo vero, ma no, ma era un gioco di luce, per cui si sa bene se era o non era uomo. E sarebbe e non sarebbe una maternità quella di Maria, eresia di Nestore, ne abbiamo già parlato diverse volte questa sera. In verità io sono una carne, e in verità Maria è la madre del Verbo incarnato. I padri della Chiesa dicevano: caro cardo salutis, la carne è il cardine della salvezza. Verbum caro factum est, carne come quella che portiamo noi, questa proprio molto molto tangibile, d'accordo? Carne umana, ecco. Ma non ci fu avvedimento in me a riposare in lei. Era forse avvedita la manna chiusa nel tabernacolo? Questi sono episodi dell'Antico Testamento, no? La manna che era racchiusa prima che fosse costruita l'Arca dell'Alleanza nel tabernacolo, nella tenda di Mosè, no? No, anzi, ne era onorata per essere in quella dimora. Altri diranno che io, non essendo carne reale, non patii e non morì durante la mia sosta in terra. D'accordo, questo c'è non soltanto i docetisti, ma a un certo punto venne un altro folle contro cui fu fatto il concilio di Calcedonia, che era Eutiche, che diceva che sì, ma incarnazione, la divinità è talmente grande, è talmente sovrastante l'umanità, sì che sì, però era uomo, ma in realtà era Dio, l'umanità era quasi nulla in lui. E lì intervenne il concilio di Calcedonia, diretto e interpretato anche da San Leone Magno, a dire: ehi, due nature distinte, dove ciascuna fa quello che deve fare, lo fa in maniera fatta bene, per cui il Verbo soffre e muore come uomo, il Verbo fa i miracoli e opera come Dio, ma è la stessa identica persona con due distinte nature che funzionano bene entrambe, autonomamente, nel senso di distintamente, meglio che autonomamente, ma senza che l'una offuschi l'altra o assorba l'altra o distrugga l'altra. Quindi altri diranno che io, non essendo una carne, non patì e non morì durante la mia sosta sulla terra. Sì, non potendo negare che io ci fui, si negherà la mia incarnazione reale o la mia divinità vera. Ario e gli ariani, quelli che negarono la vera divinità di Cristo. E per cui è stato fatto invece il concilio di Nicea Costantinopoli, per cui il credo che diciamo la domenica: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, fu proprio elaborato per combattere l'eresia di Ario, che fece un'ecatombe durante quei tempi. L'impero romano era quasi tutto ariano, fu un guaio, fu. Quindi, non potendo negare che io ci fui, si negherà la mia incarnazione reale o la mia divinità vera. No, che in verità io sono uno col Padre in eterno, e io sono unito a Dio come carne, perché in verità sì, si può che l'amore abbia raggiunto l'irraggiungibile nella sua perfezione, rivestendosi di carne per salvare la carne. A tutti questi errori risponde la mia intera vita, che dà sangue dalla nascita alla morte, che si è assoggettato a tutto quanto è comune all'uomo, fuorché al peccato. Nato, sì, da lei, e per vostro bene, ecco il passo che citavo prima: voi non sapete quanto si tempera la giustizia, con la G maiuscola, da quando
A, la donna, a sua collaboratrice. Non sapete quanto si tempera la giustizia con la G maiuscola da quando ha la donna con la D maiuscola a sua collaboratrice. Ti ho fatto contento, Giuda? Ecco, altrove Gesù alle obiezioni già fatte da Giuda e poi purtroppo ripetute da tanti altri Giuda nel corso della storia dava questa ovvia soluzione. Qui siamo in quadrini del 43, 6 settembre. Tutto potevo, è vero, ma riflettete quale legge d'ordine e bontà sta nel mio annichilimento in veste mortale. Allora, qui dice tutto potevo, nel senso che questo ricordiamocelo bene, eh? San Tommaso d'Aquino su questo è inesorabile. Dice, l'incarnazione, la passione, la morte e la resurrezione era l'unico modo per poter salvare l'umanità? Quindi o quello o niente, quindi Dio era costretto a fare una cosa di questo genere, se no l'umanità non si sarebbe salvata? No. No. Ma, e qui Gesù lo spiega, non era l'unico modo, ma era il modo migliore. Perché con questo modo, e qui Gesù spiega alcune cose, si contemperano e si soddisfano tante, tante legittime esigenze. Vediamo. La colpa commessa dall'uomo doveva essere scontata dall'uomo e non dalla divinità non incarnata. È l'uomo che ha peccato. E chi lo sconta quel peccato? Lo deve scontare per forza un uomo. Come avrebbe potuto la divinità, spirito incorporeo, redimere col sacrificio di se stessa le colpe della carne? Come fa? Necessità dunque che io, Dio, pagassi con lo strazio di una carne e di un sangue innocenti, nati da una innocente, le colpe della carne e del sangue. Mi sembra di sentire quello che poi avrebbe scritto molti secoli dopo Sant'Anselmo d'Aosta nel Cur Deus Homo, bellissima opera sul senso e sul perché appunto dell'incarnazione e della redenzione. Cur Deus Homo in latino significa perché Dio si è fatto uomo. La mia mente, il mio sentimento, il mio spirito avrebbero sofferto per le colpe vostre di mente, di sentimento e di spirito. Ma per essere redenzione di tutte le concupiscenze inoculate in Adamo e nella sua progenie dal tentatore, doveva l'immolato per tutte essere dotato di una natura simile alla vostra, resa degna di essere data in riscatto a Dio da cosa? Dalla divinità nascosta in essa, come una gemma di infinito soprannaturale valore nascosta sotto una veste comune e naturale. Questo è proprio il Cur Deus Homo di Sant'Anselmo d'Aosta. Necessità dunque che una donna mi generasse secondo la carne, dopo avermi concepito al di sopra della carne. È semplicemente spettacolare questa, cioè qui Gesù dà appunto semplicemente alcune piccole spiegazioni, però capite, no? Cioè, se ha peccato l'uomo è un uomo che deve pagare, ma perché questo pagamento sia degno di Dio, quell'uomo deve avere una dignità pari a quella del soggetto offeso dal peccato, che è Dio, e quindi deve essere Dio, pure lui. Qui deve essere al tempo stesso Dio e uomo, e come uomo soffrire tutto quello che l'uomo deve scontare per i peccati di corpo, di carne, di mente, di sentimento e di spirito, ma offrire tutte queste sofferenze dando il suo sacrificio una portata infinita, sia per quanto riguarda il valore, ma sia anche per quanto riguarda la chi lo offre al soggetto offeso, che è la divinità, che è appunto Dio stesso, ed è il figlio che lo offre al padre. Ecco, quindi vedete come, cioè, allora ogni tanto nostro Signore, che concludiamo queste cose qui, ci svela qualcuno dei suoi misteri. Ecco, quelli che ci svela noi ci riprendiamo con gioia, d'accordo? Ecco, perché quelli che non ci svela ci rimaniamo tranquilli a crederli con la fede, che è più perfetto crederli con la fede senza capirci qualcosa. Ecco, però certamente quando il Signore ci fa vedere qualche cosa ne rimaniamo certamente edificati, commossi ed estasiati, ecco, perché ci si fa un pochino di luce, un pochino di squarcio sulla bellezza delle opere di Dio. Bene, ci fermiamo qui e
La settimana prossima, a causa di impegni concomitanti per il prossimo venerdì, questo lo dico per chi segue le trasmissioni in diretta, a parte che già si può vedere sul programma della mia settimana sul mio sito web, ci vedremo non venerdì prossimo ma mercoledì prossimo, se Dio vuole. È un ottimo momento perché è la vigilia del 21 novembre, il 21 novembre è una bellissima festa mariana, così facciamo questo bel regalo a Maria Santissima alla vigilia della sua festa. Dio vi benedica a tutti, alla prossima. Ave Maria.